con la Lombardi, voglio rivedere per un momento quei momenti che abbiamo fatto vedere a Bersani. Lo streaming, l'incontro con Bersani. Avviamola questa legislatura. Avviamola su alcuni essenziali punti di cambiamento. Sul fronte, sull'acuto fronte sociale e sul fronte della democrazia, della moralizzazione della vita pubblica e della riforma della politica. Solo un insano di mente potrebbe aver la fregola di mettersi a governare in questo momento. Sia chiaro. Io sono pronto a prendermi una responsabilità enorme. Chiederei a ciascuno di prendersene un pezzettino. Io devo dire, l'ho ascoltata e per me, come per tutti noi, è la prima esperienza in politica e mi sembrava un po' di stare a sentire una puntata di Ballarò, francamente. Sono 20 anni che noi sentiamo queste parole. Lei diceva solo un insano di mente potrebbe avere adesso la tentazione di voler La governare. fregola, poi, La fregola, tentazione la fregola. consentitemi. Noi siamo quegli insani di mente perché noi abbiamo un progetto politico a 30 anni per questo paese. Si ricorda un dettaglio, una sensazione di quell'incontro? Lo sgomento di sentire parlare Bersani, che avevamo, come cittadina avevo visto tante volte nei talk, da lì la famosa frase mi sembra di stare a Ballarò, vederlo come attraverso uno schermo, perché le parole erano le stesse che avevo sentito per anni dall'altra parte dello schermo come telespettatrice. Vabbè, E questo poteva essere quindi. una sensazione di sincerità e coerenza, però. La coerenza è quando tu dici una cosa e persegui delle azioni che portino al risultato e al compimento di quella cosa. Questa per me è la coerenza, non dire sempre la stessa cosa e non mantenerla mai, evidentemente. Senta, ma vorrei conoscere un attimo, farla conoscere un attimo meglio ai telespettatori, visto che si candida a una carica così importante. Mi dice qualche cosa della sua. Di cosa votava prima, della sua tradizione politica familiare? Lei è da molti anni, immagino, nei 5 Stelle, no? Da Sono quanti? 11 anni, quando 11 ancora anni. non E esisteva il Movimento 5 Stelle, eravamo i Meetup, gli amici di Beppe Grillo di prima che Roma. cosa votava? Prima non votavo, o meglio, andavo nella cabina elettorale, quindi esercitavo il mio diritto, facevo vidimare la mia scheda elettorale perché per me votare è sempre stato un dovere, ma non affidavo il mio voto a nessun partito, perché poi consideri che io sono del 73, ho iniziato a votare nel 91, quindi all'inizio dell'epoca di Tangentopoli, quando venne fuori quel sistema che dimostrò che centro, i partiti che facevano afferenti al centro, i partiti che afferivano alla sinistra e alla destra, insomma, avevano altri obiettivi rispetto Quindi lei non ha mai alle. votato. Non ho esercitato, non ho E dato la delega a questi la partiti. sua famiglia è tradizione più di destra o di sinistra, La mia famiglia ha una storicamente? tradizione di destra. Di destra. Bene, allora, ha sentito Bersani? Intanto ha lodato lo spelacchio di notte, che insomma è comunque un Bellissimo, è risultato. un oggetto di design stupendo che ha Ecco, arricchito Piazza Venezia. ma se mettiamo che voi prendeste il 30%, ora che è parecchio, oggi siete al 28% secondo i nostri sondaggi, e Bersani prendesse il 7%, si potrebbe discutere di un'alleanza? Innanzitutto, visto che sono passati tanti anni, oggi avete riproposto il famoso streaming, a distanza di anni, visto le percentuali che ci è attribuita all'una e all'altra parte, forse avremmo ragione all'epoca a non far partire questo governo Bersani, a non sancire questo accordo di governo. E noi in questo momento, e le dico, io mi sono candidata, come ricordava lei, alla presidenza della Regione Lazio e il candidato uscente, che è in quota Partito Democratico, è sostenuto dal ministro Lorenzin, che è un'ex coordinatrice di Forza Italia, ex NCD, il partito di Alfano, che ha all'interno di questa sua lista anche Fabrizio Cicchitto e che l'altro giorno ha dichiarato che questo centro-sinistra, la Regione Lazio, può vincere, ha buone possibilità di vincere, deve vincere. Quindi c'è questo sistema così colloso all'interno di questi partiti di centrodestra e centrosinistra, sembra che venga candidato in una lista a sostegno del candidato PD, il fratello della Lorenzini, Antoniozzi, che era l'ex assessore di Alemanno, di Gianni Alemanno, sindaco di destra. Quindi niente. Non Con Bersani non si discute. sono persone che per la loro storia politica hanno una credibilità e una coerenza, come dicevamo Antonio prima. Caprarica. Ma io non so perché Bersani si ostini a definire 5 Stelle un partito di centro, perché per me è un partito tipicamente leninista, i 5 Stelle, cioè un partito che assolve con la grazia di Stato. Perché io capisco anche il ragionamento e la pregiudiziale nei confronti di persone che
per qualche ragione, o che oggettivamente, insomma, anche se poi anche il codice etico dei 5 Stelle è un po' cambiato, ma sai, uno è indagato, uno è sospettato, uno è responsabile di malversazioni, roba del genere, però francamente non ho capito bene, se uno si chiama Antoniozzi non si può candidare, se uno si chiama Lorenzin non deve fare attività politica, oppure va bene nel caso in cui invece questo riguardi i 5 Stelle, cioè se invece si candida con voi, a quel punto il nome viene ripulito, sbiancato e reso accettabile. Io questo è un punto che trovo francamente difficile da comprendere, assieme alle, come dire, al meccanismo di funzionamento interno del movimento, che sarebbe più giusto ormai chiamare partito, perché chiaramente non è un movimento, che è sempre più autocratico e meno democratico. La nomina del capo politico, ad esempio, ha introdotto un elemento che prima, che a tutto sommato era anche un segno distintivo della vostra identità, cioè il fatto di avere candidati, come ad esempio era lei, dicevo, non ho mai fatto politica, sono entrata per la prima volta. Invece ora vedo che Di Maio cerca le personalità, quelli che una volta erano gli indipendenti. Siete diventati un partito tradizionale, insomma, con un capo, con le regole di un partito, soltanto che è tutto diverso da quello che dicevate ai tempi di quello streaming. Noi siamo l'unica forza politica che si presenta con un programma, un progetto, un candidato. Non è il discorso di che se Antoniozzi si candida da una parte o dall'altra e acquista una nuova virginità e quindi se viene nel 5 Stelle diventa un fiorellino di campo appena spuntato. È semplicemente la storia e il disimpegno politico di questi personaggi che non è accettabile per noi, perché non rappresenta una storia di coerenza. D'altronde abbiamo visto in questi anni, anzi notizia di questi giorni, di oggi anzi, una forza politica che è il Partito Democratico che usava il suo, diciamo, le conoscenze che il suo segretario di partito aveva nella veste di Presidente del Consiglio dell'approvazione di un decreto legge sulle banche popolari per andare a informare l'editore di uno dei principali giornali del paese che è la Repubblica e la stessa Repubblica che poi magari un giorno pubblica un articolo tipo questo. Dice Lombardi fa campagna con la carta della Camera, lei che è un giornalista che cosa capisce da questo titolo? Sì, la carta, lei sa bene che... la carta, sembra quasi la carta di credito della Camera famoso, che non esiste. Il famoso provvedimento di cui sta parlando era stato reso noto 15 giorni prima che Renzi ne parlasse con De Benedetti, non era stato pubblicato dai giornali, c'era stato addirittura c'era stato un incontro tra esperti del settore che era stato organizzato dalla UBS a Milano. Adesso ci sono tante ragioni per criticare Renzi, ma non per un colloquio. Allora, con De Benedetti. Beh, stamattina i giornali dicevano ben altro. Cioè... Barbara, posso chiederti una cosa proprio personale e impressionistica? Tu sei arrivata da Londra, sei passata da Milano, sei arrivata a Roma. Non è la prima volta che sei a Roma recentemente. Sensazioni? Beh, sempre, non solo a Roma, a Milano, ma in Italia, un enorme cinismo in generale. E devo dire che quello che io apprezzo dei 5 Stelle, perché io mi ricordo nel 2008 ho fatto un documentario con Al Jazeera proprio sui 5 Stelle, che al tempo non esistevano, era su Beppe Grillo, il Waffa Day, i Meetups. E quello che apprezzo sempre di loro è che comunque sono riusciti a galvanizzare tanta gente, tanti giovani, che un po' si sentono completamente sconfitti, e li incontri tanti a Londra, perché sappiamo che tantissimi giovani sono andati lì. Perciò io apprezzo molto certe delle idee dei 5 Stelle, però ovviamente, seguendo anche la stampa anglosassone, quello che mi sorprende è che a 10 anni, diciamo, dall'inizio del movimento, ancora c'è un'assenza di fiducia. Quando tu vedi Bill Emmett, l'ex direttore dell'Economist, che era contro Berlusconi, ora dire che in effetti Berlusconi sarebbe meglio perché alla fine non si piuttosto fida... Piuttosto che i 5 Stelle, praticamente. Perché dice. Non si fida dei 5 Stelle al governo. Perciò la mia parte pragmatica, devo dire, forse un po' delusa che dopo 10 anni da quel documentario con Beppe Grillo e tutta, insomma, l'ottimismo che c'era e che ancora credo ci sia, il cinismo non è universale in Italia, però forse che non ci sono stati più cambiamenti per renderli più credibili come futuro governo. Io vorrei capire qual è, me lo chiedo sempre, sì. L'unità per la quale una forza politica viene misurata come adatta a governare. Sono i condannati in via definitiva che candidano nelle file del Parlamento, sono i programmi elettorali che presentano ogni competizione allora, che dico una cosa, le dico una parola, perché poi il governo è anche delle città, i rifiuti per esempio. Mm. Vediamo un attimo, Bucini e Cerino. Roberta Lombardi, che cosa sta succedendo a Roma?
Allora, a Roma nel 2013 è stata chiusa la discarica di Malagrotta, che per chi non è romano era il posto, la buca che ormai era diventata una montagna, dove venivano conferiti i rifiuti indifferenziati. Questo succedeva nel 2013 perché l'Unione Europea ci impose di chiuderla e pagammo prima della chiusura per anni multe di milioni di euro. Chiusa Malagrotta nel 2013, con la regione attualmente guidata e anche all'epoca nel 2013 guidata dal presidente uscente Nicola Zingaretti, avrebbe dovuto fare un piano rifiuti, cioè dire dare delle linee guida ai comuni, tra cui Roma, che è sicuramente il maggior produttore di rifiuti laziale, ma Roma non è un'isola, insiste all'interno di una regione dove ci sono altri 387 comuni, avrebbe dovuto dire allora, finita l'epoca Malagrotta, il piano rifiuti che era antecedente alla chiusura, era del 2012 e approvato dalla Giunta Polverini nella Regione Lazio, deve cambiare completamente, devono cambiare le linee guida di gestione dei rifiuti, dove dalla filosofia del prendo il sacchetto e lo butto in una buca, il rifiuto diventa una risorsa, quindi si avvia ad un trattamento di differenziazione, le filiere della carta, del vetro, della plastica. Quindi la colpa è della regione che non ha fatto il piano? È tutta colpa della regione? Dal 2013 al 2016, giugno 2016, che è arrivata alla giunta Movimento 5 Stelle, questa è stata la situazione. Sì. Arriva alla giunta del Movimento 5 Stelle in un anno e mezzo, fa un piano rifiuti verso rifiuti zero, che è già stato implementato in un municipio di Roma, che arriverà in pochi mesi a 500.000 romani, che ha raggiunto già l'85% di differenziata. Che cosa dovrebbe fare la regione che in questi anni, dal 2013 al 2018... Scusi, ma dov'è l'85% di differenziata? Nel porta a porta, che è partito in alcuni rioni del primo municipio. Sì, diciamo, non nel... No, è partito il progetto pilota che verrà mano a mano esteso a tutti i municipi di Roma. 85% in pochi mesi, in due mesi fa è partito. La Regione Lazio dal 2013 a oggi non ha detto che cosa fare di questi rifiuti. Quindi voi non avete responsabilità. Il Comune fa la raccolta del rifiuto, la Regione dice con questo tipo di rifiuto io ti dico come lo devi trattare, come lo devi stradare e dove. Questo Linda, non esiste, se Linda, lei inviterà Zingaretti, io corretta, chiedo se ha fatto È corretta piano questa rifiuti. Ricostruzione? Allora, per quanto riguarda il piano rifiuti è corretto dire che l'ultimo è stato approvato nel 2012 e la Regione si era data come tempo di validità 6 anni, quindi teoricamente dovrebbe durare fino al 2018, però è vero che chiudendo Malagrotta nel 2013 la situazione è cambiata di molto e quindi forse andava fatto un nuovo piano e intervenire su questo. Sul discorso di chi ha competenza a fare o meno il piano, c'è una normativa che è la legge, che è il codice ambientale. Se vediamo il primo cartello è questo, la competenza delle regioni è quella di predisporre, adottare, quindi aggiornare il piano, sentite le province, i comuni e le autorità d'ambito. Sentite significa che la regione poteva o meno andare avanti. Allora, la regione poteva andare avanti, ma non poteva scegliere i siti, perché se andiamo avanti nell'articolo successivo... Cioè non poteva scegliere le discariche, non poteva scegliere i siti di smaltimento e le discariche, perché questa è l'individuazione, deve essere fatta dalle province, in questo caso la città metropolitana, dunque ancora in capo a Virginia Raggi, sentite le autorità d'ambito e i comuni. Quindi in sostanza la regione dice quanti impianti servono, la provincia dice dove si possono fare, e i comuni però sono quelli che devono fare i progetti. Allora, scusate, ora io dico una questione, no? Ma una vicenda così scandalosa come questa, scandalosa per i cittadini, no? Non la si può risolvere con un accordo fra i partiti anziché mettersi a litigare, dire io non te li do in Emilia, sei troppo caro perché c'è il PD, è colpa di Zingaretti, ma cavolo, ma non riuscite a mettervi intorno a un tavolo su una cosa del genere che è allucinante? Ha tanto ragione che il 22 ottobre del 2017, in previsione del solito picco natalizio di produzione straordinaria di rifiuti, l'amministrazione Raggi ha scritto all'amministrazione Zingaretti dicendo sta per arrivare Natale, ci sarà il solito incremento dei rifiuti, su un sistema che è già molto fragile, come dicevano giustamente quei cittadini di Fidene, che tra l'altro è il mio municipio, quindi conosco bene la situazione di Villa Spada e di quel TMB. Mi dici dove posso andare a conferire questa straordinaria quantità di rifiuti? Il 22 di ottobre, sotto Natale, arriva la risposta della regione che dice non avevo visto la mail perché si è inceppato il mio sistema informatico. Però l'emergenza non è solo Natale, cioè dice non ho portato il computer in classe perché me l'ha mangiato il cane. È tutto molto avvilente, secondo allora, me. Allora l'interlocuzione c'è, ma bisogna essere in due a parlarne. Certo, Caprari. Roberta Lombardi ci diceva,
Ma qual è l'unità di misura di credibilità di un partito? Beh, questa è l'unità di misura della credibilità di un partito. Il modo in cui effettivamente risponde alle esigenze della sua amministrazione e della sua gente. Noi infatti adesso, in un anno e mezzo abbiamo aspetta un attimo, finisco il mio ragionamento e poi le restituisco la parola, per carità. Allora, adesso non voglio entrare nel dettaglio, quando è arrivata la mail, cioè sennò veramente una roba da bambini, insomma. Qui la questione, sì, ma non è questo il punto. Voi siete a Roma, amministrate Roma, e benedetto il momento che siete arrivati, dopo anni di sfascio cittadino, di malcostume, oggi è arrivata la notizia della condanna del precedente sindaco, per carità. Amministrate Roma, ma dopo un anno e mezzo non potete continuare a dire noi non abbiamo responsabilità. Ci fate sapere qual è il progetto dell'amministrazione capitolina per tenere pulita la città e restituire il decoro che compete alla capitale d'Italia? Io la ringrazio di questa domanda. Ci fate sapere, finisco il mio ragionamento. Sinora abbiamo sentito moltissimi no, in nome di un principio che dovrebbe essere basilare nell'attività politica, come in tutte le altre attività, l'onestà, ma che non rappresenta ancora una competenza e una capacità. La buon'anima di un romano piuttosto famoso che si chiamava Cicerone spiegava che la politica è una professione e bisogna saperla fare, avere esperienza, avere competenze. Siete arrivati all'amministrazione di Roma. La prima cosa che avete detto, no alle Olimpiadi. Parigi ancora vi ringrazia, perché nel 2024 le Olimpiadi saranno a Parigi. È possibile immaginare che una capitale di un grande paese dice no a un evento che è in grado di ricostruire anche il suo futuro? Chiudo. Vi si chiede non solo di risolvere, di mettere la toppa per Natale, di spiegare a Roma che futuro volete costruire. Roberta Lombardi, poi una domanda di Barbara Serra. Io rispondo e sono anche felice dell'occasione che mi è data per poter spiegare che cosa abbiamo fatto, e mi riaggancio anche a quello che diceva del codice ambientale la sua collega. I comuni hanno la responsabilità della raccolta, le regioni hanno la responsabilità di dire come vengono trattati e dove i rifiuti che vengono raccolti dai comuni. È vero che sono i comuni che indicano i siti, ma ciò non gli esime dal dire alle regioni io faccio il piano rifiuti. Quindi se il maggior produttore di rifiuti in un anno e mezzo di guida Raggi ha fatto un piano rifiuti zero che è già partito in alcuni municipi e che ha già dimostrato che si può arrivare all'85% di rifiuto differenziato, quindi avviato alla filiera del riciclo, con un residuo indifferenziato molto basso, che può essere trattato negli impianti già esistenti, magari a Monte. Ma lei che gli farebbe a quelli che fanno la differenziata che ci ha raccontato Giulia Cerino? Ma visto? Guardi, come io si faccio fa? Come Giulia Cerino sotto casa, cioè mi conoscono tutti. ho capito, ma non è che altro che 85%, qui siamo proprio a zero. Le persone buttano dentro questi cassonetti, poi tanto quelli non sono vere differenziate, alla fine verrà ributtato tutto insieme. I cittadini devono essere educati da una classe politica credibile. Se una classe politica, la differenziata a Roma quest'anno è aumentata dell'1,6%. E noi, abbiamo un piano rifiuti zero che è partito come progettazione a maggio dell'anno scorso, come implementazione in un municipio di Roma, come le dicevo prima, 2 mesi fa. In 2 mesi siamo all'85% della raccolta. Abbiamo chiesto alla regione di avere dei siti, abbiamo indicato quali sono i siti, per andare a costruire dei nuovi impianti che saranno fabbriche di rifiuti. Abbiamo degli obiettivi misurabili per arrivare al 2021. Con una raccolta differenziata che si attesti sul livello dell'85-87%. Sì, però lei adesso dice una cosa: se nel 2021 non c'è la differenziata all'85% in Italia, è colpa vostra, a Roma, è colpa vostra oppure se no? Se nel 2021 non ci sarà, sarà colpa nostra, vostra, e noi ci prenderemo la colpa. Lo ricordiamo, lo conserviamo con lo 85%, non c'è problema. Barbara Serra. E per riallacciarmi alla domanda che ha fatto lei, cosa deve fare un partito per essere credibile? Forse ci allontaniamo un pochino dal tema rifiuti. Sì, però allarghiamo pure. Per me, cioè, quello che potreste fare voi per rendervi più credibili come partito è essere più chiari su chi in effetti è il vostro
capo, il vostro vero leader? Perché ad esempio nella stampa inglese, stampa anglosassone in generale, Beppe Grillo di solito, quando si parla di lui, è sempre definito il leader. E per me un test sarebbe la famosa domanda di Henry Kissinger, l'ex segretario di Stato. Lui ha chiesto: quando chiamo l'Europa, chi chiamo? E perciò la mia domanda sarebbe: se succede una crisi o in Medio Oriente o in Europa e Theresa May deve prendere il telefono e veramente parlare con il capo o la capa dei 5 Stelle, chi chiama? Perché questo, devo dire, non è chiaro, e ovviamente una delle ragioni per le quali la stampa estera, che non segue i dettagli politici italiani, a volte è un po' perplessa quando pensa al suo movimento. Allora avviseremo la stampa estera che da settembre del 2017 c'è stata una votazione degli iscritti del Movimento 5 Stelle che hanno indicato in Luigi Di Maio il candidato premier e il capo politico per, diciamo, i prossimi mesi. Vediamo. Citofonare Di Maio in caso di crisi. Quello che però mi premeva sottolineare, quando anche Caprarica parlava di professionisti della politica, sì. Io vorrei citare una frase della politica come professione, che è una cosa diversa da essere professionista della politica. Significa avere se competenza, studiare, Barbara, presentare. Cioè, se lei dice professionista vuol dire che è uno che insomma campa sulla politica. Com'è non è la questo. Nostra classe politica perché, di questi anni? Non sono professionista. La domanda di Barbara è una domanda fintamente ingenua, perché poi il problema è la percezione anche di un leader, no? E all'estero, no? Ma non è solo il leader lui, è anche la maniera in cui i 5 Stelle fanno le decisioni, perciò metti che di nuovo venisse il caso di un attacco chimico in Siria, che i paesi europei pensassero a un'azione militare, a quel punto veramente, quando c'è una decisione da prendere in 10-12 ore, chi chiamano? Veramente è Di Maio? Perché devo dire, c'è molto scetticismo. Beh, Di Maio cambia rapidamente decisione nell'arco delle 12 ore, come abbiamo visto sull'euro, abbiamo visto, diciamo. Questo è vero, diciamo. Diciamo che in 5 anni sono cambiate anche delle condizioni. Noi siamo partiti dalla posizione in cui abbiamo detto, apriamo un dibattito pubblico sull'euro, vediamone, valutiamone, facendo degli scenari probabilistici pro e contro, dopodiché con tutte le informazioni sul piatto, diamo la parola ai cittadini e decidiamo. In 5 anni le condizioni sono cambiate, adesso stiamo dicendo non discutiamo se rimanere o meno nell'euro, ma discutiamo quei trattati che hanno fatto dell'Unione Europea, di cui l'euro è una moneta, un'unione di banche, non un'unione di popoli. Questa è la posizione del 5 Stelle, che è inequivocabile da, diciamo, parecchio. Allora, solo gli stolti non cambiano mai idea. Allora, scusa Linda, a proposito delle proposte di Di Maio, ce n'è una mirabolante, siccome siamo partiti con le promesse stasera, no? Sì, allora c'è una proposta gigante, diciamo, che è stata di Di Maio. Ripetuta vediamo. Più volte anche in un'intervista, vi faccio vedere quello che ha detto Di Maio sul piano Cottarelli. Il piano Cottarelli, quello della spending review per capirci, è un'ottima base, ma andremo oltre. Contiamo di recuperare 50 miliardi di sprechi, questo è quello che ha detto Di Maio, e ha citato alcune coperture, diciamo, da cui arrivare a questi 50 miliardi. Allora, ad esempio, il taglio delle partecipate. Allora, noi siamo andati a vedere, ma dal taglio delle partecipate, diciamo, Cottarelli, che comunque non era tenero nei tagli, pensava di ricavare 2-3 miliardi in 3 anni. Quindi non tantissimo, oppure la centralizzazione degli acquisti, in poche parole, della pubblica amministrazione, che è quello che dice Di Maio, però anche in questo caso lo vediamo, questa è una riforma che è stata fatta e sono state tagliate di tantissimo le centrali d'acquisto, quindi la pubblica amministrazione in sostanza paga lo stesso prezzo ovunque con poche centri d'acquisto, da 35.000 a 33, oppure le pensioni d'oro. Se ne è parlato tantissimo, anche qui quello che si conta di recuperare, questo lo dicono i 5 Stelle, 12 miliardi di euro, non in un anno come si era detto inizialmente, ma su più anni, però significa anche togliere la Fornero, che ce ne fa risparmiare molti di più, quindi questo diciamo si vanifica. E poi Di Maio dice le tax expenditures, ovvero gli sgravi fiscali, però anche qui bisogna vedere a chi togliere, ovvero a chi aumentare le tasse e come si fa, quindi come si arriva a questi 50 miliardi, in quanto tempo lo farete? Ecco, cioè, la sensazione, Lombardi, è che adesso siete una forza importante, c'è l'ipotesi che davvero dobbiate andare a governare, possiate andare a governare, è solo che i conti non tornano mai, non tornano i conti delle coperture, no, spesso.
Ma chi sono i vostri consulenti economici? Allora, prima di tutto io sono molto felice di sapere che con l'arrivo del Movimento 5 Stelle in Parlamento il giornalismo italiano ha scoperto il tema delle coperture economiche. Fosse stato introdotto 30 anni fa, forse non avrebbe il debito pubblico che abbiamo adesso e che continua a crescere. Vabbè, però, che il meglio tardi che mai, diciamo, Ma noi infatti meglio siamo contenti, serviamo anche comunque, queste, evidentemente. Comunque le coperture ce ne siamo occupati sempre, insomma, sono abbastanza importanti. Negli ultimi 5 anni, infatti, soprattutto con il reddito di cittadinanza. No. Soprattutto da quando l'euro ci ha imposto i vincoli di cui prima ci allegramente ci inchippavamo. Ma noi siamo molto contenti di questo. Ora, tra i consulenti che noi non annoveriamo, sicuramente c'è Cottarelli, che era un consulente del governo Letta, poi mandato a casa dal governo Renzi. Cottarelli potrebbe essere una figura, figure c'è un report che potreste proporre al governo. Lui, 34 milioni su più anni, i 34 miliardi di euro su più anni, ovviamente, di risparmi derivanti anche dalla gestione del patrimonio immobiliare, dalla razionalizzazione di tutte le spese esterne, tra consulenze, dirigenze esterne, eccetera, eccetera. È una cifra che appunto non viene da noi, noi abbiamo preso quel lavoro che è stato fatto, è stato anche sugli investimenti, sui contributi dati a pioggia alle grandi imprese e non alla microimpresa, e abbiamo detto trovando questo tesoretto, queste coperture con una gestione oculata della spesa, possiamo andare a reinvestire su altri settori che sono poi i settori che ci interessa che vengano incentivati, dal reddito di cittadinanza che per noi è una manovra economica e non è una misura assistenziale, al dissesto idrogeologico che creerebbe tantissimi posti di lavoro a fronte degli investimenti fatti. Allora, le impressioni dei nostri ospiti tra poco, perché io devo dare la pubblicità, poi parliamo di vaccini. Parliamo di vaccini perché appunto contro l'obbligatorietà dei vaccini si è schierato Salvini, è materia elettorale incandescente e anche nell'elettorato dei 5 Stelle c'è una grande irrequietezza sul tema dei vaccini, dell'obbligatorietà, insomma sono posizioni molto forti e molto critiche. Ci vediamo tra pochissimo. Allora, qui con Roberta Lombardi e 5 Stelle, con Barbara Serra e Antonio Caprarica. Senta, lei è contro la legge Lorenzin per obbligare a vaccinare i bambini? Noi siamo contro l'obbligatorietà, siamo per il principio di raccomandazione, come funziona tra l'altro nel resto dei paesi europei. Quindi è allineata a Salvini su questo? Non so se sono allineata a Salvini, questo è il punto del Movimento 5 Stelle, allora, abbiamo anche una proposta di legge Lo ha detto anche Salvini, quindi insomma, su questo, no, siccome si dice, si parla di una possibile alleanza Salvini, ma se ne dicono 5 tante, Stelle, no, niente di... Ma prima c'è la concorrenza, no? Competition is competition. Certo. Quindi, dico, sui vaccini c'è una bella competition tra 5 Stelle e cose. Però non è vero che tutti i paesi europei non la maggioranza hanno... dei paesi europei. No, 15 paesi europei non è obbligatorio, negli altri sì. In 15 paesi sono raccomandazioni, negli altri obbligatori. 13 paesi hanno l'obbligo dei... 10 vaccini? Non tutti i vaccini, non tutti i vaccini. Però diciamo, sia Francia che Inghilterra stanno seguendo l'Italia come esempio per cercare di passare una legge simile. Poi dipende anche da quanta copertura vaccinale hai. Nel 2012, a nessuno piacciono gli obblighi, no? Però a nessuno, però nel 2012-2013 l'Inghilterra ha avuto un'epidemia di morbillo, con 5.000 casi di morbillo, dopodiché hanno capito che forse bisogna cambiare regime. Infatti la proposta di legge del 5 Stelle è per il principio di raccomandazione con una soglia di salvaguardia se si va sotto una certa soglia vaccinale, quindi si ritorna a vaccinare. Comunque anche sulle diventa obbligatorio se si abbassa quella soglia? Sì. Quindi finché c'è un principio di obbligo. Salvaguardia, una clausola di salvaguardia abbiamo inserito. È quella che lei applicherebbe se diventasse Presidente della Regione? Se io diventassi Presidente della Regione Lazio, da mamma di due bambini che stanno seguendo il percorso vaccinale, farei tutto quello che non è stato fatto finora. Innanzitutto creerei un'affidabilità negli appuntamenti che vengono dati, perché io appunto da mamma e prenotando il servizio sono stata messa in lista d'attesa anche per il vaccino, sono stata rimandata da settembre a marzo e vedremo se a marzo troverò
troverò il vaccino presso il centro vaccinale. Vabbè, questo non deve succedere, è evidente. Ma nella regione Lazio siamo abituati alle liste d'attesa, purtroppo, nonostante gli impegni dei 90 giorni che aveva il presidente uscente promesso ad aprile dell'anno scorso, che avrebbe abbattuto le liste d'attesa. Fermo restando che poi c'è tutto un principio di informazione che deve essere dato alle famiglie, sia da parte dei pediatri che da parte dei centri vaccinali. E tutto un percorso di follow up, cioè di seguire i bambini dopo la vaccinazione per vedere eventuali effetti collaterali e ritarare anche quindi i vaccini in base a quelli che possono essere. Però posso dire una cosa, è chiaro che qui c'è un'ambiguità, perché lei dice delle cose di buon senso, poi il tema dell'obbligatorietà. Da mamma più che altro. Sì, il tema dell'obbligatorietà è un tema appunto che scatta in casi di emergenza, e ha confermato che anche nel suo caso, se ci fosse un calo di copertura vaccinale, ci sarebbe l'obbligatorietà. Però ci sono tanti vostri elettori nella base 5 Stelle, tanti che sono Novax veramente molto, molto estremi, no? E spesso traggono spunto anche da affermazioni che sono dentro il vostro movimento, da esponenti politici di prima fila. Ora vi faccio sentire Paola Taverna, questa non è un'intervista di oggi però, è di 2 anni fa, lo dico subito, perché magari, poi glielo voglio chiedere, se qualche cosa è cambiato, cosa pensa di quello che diceva Paola Taverna circa 2 anni fa, abbiamo messo la data nel servizio, sentiamola. C'è una sentenza che sostiene che il vaccino può causare l'autismo, ci sono molte persone che stanno portando avanti questa teoria, ci date la possibilità di verificare? Ecco, però proprio su questo è uscito ieri un editoriale del Corriere della Sera che vi chiede, diciamo, un passo indietro sul complottismo. Ormai come si mette in discussione il diktat della maggioranza o la posizione generalizzata sei complottista? La gente non si fa più i vaccini perché l'hanno detto quelli del Movimento 5 Stelle, ma questa è una bugia di quelle colossali. La gente non va più ai vaccini perché purtroppo molte case farmaceutiche, molte posizioni presi dal Ministero della Salute e da vari comparti sanitari hanno portato a una profonda sfiducia da parte dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Mia madre mai avrebbe messo in dubbio quello che diceva l'Istituto Superiore di Sanità. Oggi qualunque cosa dicono, ti fai 4 domande, perché lo stanno dicendo? Forse c'è un interesse dietro a quello, le case farmaceutiche devono vendere qualche cosa, se sono trovati un vaccino che non sanno che cosa faccia e ce lo vogliono somministrare? Questa è la situazione, si facessero una domanda come mai la gente non si fa più i vaccini? Forse hanno capito che probabilmente molto di quello che passa c'è parte di verità, parte di interesse e parte di menzogne. Lei la pensa come Paola Taverna? Esattamente come Paola Taverna. Le faccio quindi un che esempio. Il vaccino e l'autismo sono collegati, no, anche? No, Paola dice una cosa, ci sono delle sentenze, lasciateci verificare se effettivamente ci siano queste correlazioni. Sul discorso che viene lo sano sa benissimo sospetto che, nei confronti... Dico, lei prenderà la sanità regionale del Lazio se vincerà. Mm-hmm. Tutti gli studi scientifici escludono un collegamento tra l'autismo e il vaccino. Tutti i principali studi scientifici del mondo. Poi ci sono alcune teorie nel web, sì, ma insomma non mettiamo tutto sullo stesso piano, cioè, si sanno queste cose oggi, non è che sono... Si sanno, noi abbiamo letto una sentenza in cui c'era statuita una correlazione e quindi abbiamo detto vediamo anche gli studi scientifici, fateci verificare. Quello che io posso dire è che a volte, noi non è che siamo complottisti, ma un sospetto che ci siano degli interessi diversi rispetto a quelle che sono delle decisioni prese da un legislatore viene, perché io come mamma di bambini avrei prima del decreto Lorenzin dovuto vaccinare i miei figli per quattro vaccinazioni obbligatorie. Se andavi nel centro vaccinale te ne facevano 6 insieme, perché il vaccino da 6 evidentemente aveva un costo forse diverso rispetto a un vaccino da 4 per le casse del servizio sanitario regionale e nazionale. Quindi un legittimo dubbio su determinate politiche, quali siano i fini che portano un legislatore o un governo ad adottare determinate politiche, visti i finanziatori, visti chi c'è dietro i partiti, visto il discorso i discorsi che conosciamo, le lobby, le banche, tutti gli scandali che abbiamo visto in questi anni, è giusto porsi una domanda, soprattutto se devi andare a normare su un settore come la salute e la salute dei bambini. Una domanda a testa, Antonio Caprarica e poi Barbara Serra. No, la mia domanda è come pensa, di nuovo torniamo alla credibilità, come possiamo essere sicuri che i nostri bambini, i nostri figli, i nostri cari saranno curati da un assessore alla sanità
appunto 5 Stelle e che non ci dice ancora quale sarà la soglia di salvaguardia, cioè dobbiamo aspettare che scoppi una epidemia di morbillo, dobbiamo aspettare che venga fuori un'epidemia di orecchioni e solo a quel punto potremo procedere alla vaccinazione di massa. Cioè, il punto vero è che non si può pensare che la questione vaccino-autismo venga regolata da una sentenza. E non si può nemmeno immaginare che tutto sia legato agli interessi di Big Pharma o Big Bank, eccetera. Forse dovremmo ricordare che noi siamo quella parte del mondo che vive più a lungo e vive meglio, perché da 100 anni abbiamo imparato a vaccinarci. E nel resto del mondo, dove questo non accade, la gente muore come mosche. Questa è la verità. Infatti non si è mai messo in dubbio il principio di salvaguardia del vaccino, insomma non è assolutamente un principio in discussione per noi. Come assessore alla sanità di un governo regionale del Movimento 5 Stelle c'è un'attenzione particolare anche a quelli che sono i diritti dell'informazione dei bambini e la salvaguardia della salute, che non è solo l'inoculazione del vaccino ma anche seguire il bambino nel percorso successivo, nei prossimi giorni, perché se un certo vaccino provoca magari degli effetti collaterali, delle febbri particolari, delle irritazioni, dei disturbi anche dell'attenzione, della concentrazione, è giusto che una fase di follow up faccia sì che successivamente l'industria farmaceutica capisca che magari in quel vaccino deve cambiare determinati tipi di componenti o dosaggi. Questo al momento non avviene. Un assessore alla sanità del Movimento 5 Stelle deve avere l'attenzione sia nella fase dell'informazione preventiva, perché io da mamma di bambini non sono mai stata interpellata sulle condizioni di salute dei miei figli quando li portavo a vaccinare. Tranne che signor suo figlio ha la febbre e io gli dicevo certo che se avesse avuto la febbre oggi non l'avrei portato perché non sono una mamma di genere, non mi chiedevano se nella mia famiglia c'erano malattie ereditarie, non mi chiedevano se avessi mai fatto un'analisi del sangue a mio figlio. Ma questa è la sanità del Lazio e noi con questo ci dobbiamo scontrare. Quindi in un governo della Regione Lazio del 5 Stelle ci deve essere una fase informativa preventiva, una fase di somministrazione del vaccino e una fase successiva di controllo delle condizioni di salute, proprio per vedere se quel vaccino è efficace anche su altri sistemi e altri. Barbara Serra. Questo famoso studio che ha legato il vaccino con l'autismo viene dall'Inghilterra e sono 20 anni che ce ne sono tanti che dicono che non è vero, che non ci sia legame. Cioè, io capisco, a me non piace renderlo obbligatorio e capisco che lei dice che lei non vede questo legame, però è anche un po' in come parla. Io non sento in lei la forza di dire alla gente che ha dei dubbi no, veramente non c'è un legame, no, veramente questo vaccino non può essere, non ha possibilità di essere pericoloso. Ed è quello che rimane il mio dubbio un po' sul vostro movimento, sul Movimento 5 Stelle, che non è solo un dubbio della stampa estera. Il dubbio di chiunque che pensa che lei e il suo partito tra poco potrebbero guidare la nona economia al mondo, un membro della NATO, un membro del G7, G8 e un paese chiave nell'euro. Perciò quello che le chiedo io è, cioè lei veramente è sicura che il suo partito sia unito, che quello che dice lei ora è veramente il pensiero del Movimento 5 Stelle, che come dite voi è democratico, perciò non c'è una gerarchia di 10 persone a cui parli, ma che è la voce del popolo. Penso che la mia forza politica sia l'unica in Italia che si presenta a qualunque livello elettorale con un programma, un volto e un progetto per il Paese, un volto che incarna questa cosa. Gli altri fanno, come è successo in Sicilia, con la lista Musmeci, delle accozzaglie elettorali che vengono poi sciolte il giorno dopo, quando è partita, dopo la vittoria, la spartizione delle poltrone. Ecco, io questa marmellata non la mangio. E questa è la garanzia che possiamo dare col 5 Stelle. Poi gli elettori possono decidere di votarci o non votarci, di votare il nostro programma, di votare il nostro candidato, di votare o non votare la nostra solidità. Però noi abbiamo questa come carta di presentazione. Posso fare l'ultima domanda? Prego. Lei dice che faceva parte dei meetups e io parlavo con tanta gente come lei che era entusiasta del movimento. Quali sono le sue delusioni sul Movimento 5 Stelle in questo momento? Cos'è che lei sperava che questo movimento sarebbe stato a questo punto quasi 10 anni, diciamo, dai meetups? Se fossi delusa dal Movimento 5 Stelle non mi sarei messa in gioco per la presidenza della Regione Lazio. Forse la sindaco di Roma è delusa.
avrei fatto o sarei tornata alla mia vita precedente, che comunque insomma avevo e avrò quando tornerò alla mia vita. C'è ancora una vita, no? Dico, c'è ancora una vita, c'ho un lavoro, tra l'altro un lavoro molto bello in un'azienda. Che lavoro fa lei? Io lavoro in una società italiana che fa arredamento di interni chiave in mano, con design ad altissimo livello in tutto il mondo, esporta il meglio del Made in Italy, esporta le maestranze, il lavoro delle nostre maestranze, e mi occupavo di acquisti e logistica. Quindi se lei, ma se lei perdesse la corsa per il Lazio, tornerebbe a fare questo lavoro oppure si ricandiderà? Se io si ricandiderà per le elezioni parlamentari? Se io dovessi perdere la corsa per il Lazio e non dovessi diventare neanche consigliere, ma se sarà così, tornerò al mio lavoro ben felice. Tornerà. Ho anche due bambini da. Allora, vediamo un attimo i sondaggi. Come è messa Roberta Lombardi nel Lazio? Allora, secondo Index, Nicola Zingaretti è al 36%, Roberta Lombardi al 29%, Maurizio Gasparri per il centrodestra al 22%, Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, al 10%. Come le sembra questo sondaggio? La conforta o la delude? No, beh, mi sembra... Lei ce n'ha altri? No, per quanto, insomma, i sondaggi lasciano un po' il tempo che trovano, perché io mi ricordo uno degli ultimi sondaggi che ho seguito era quello per l'elezione del Comune di Roma e, diciamo, fino quasi all'ultimo periodo, prima del primo voto, i sondaggi davano il centro-sinistra abbastanza prossimo al Movimento 5 Stelle, diciamo con uno scarto percentuale veramente minimo. Quindi lascia un po' il tempo che trovano. Certo, il 36% Nicola Zingaretti mi sembra un dato che non ha riscontro nella realtà, viste le condizioni della sanità nazionale, che poi è la dimensione più percepita dell'influenza della regione nella vita di noi cittadini. Senta, ma a lei, no? Che è mamma di due bambini? Sì. Piace Roma come è messa ora, come è amministrata? Cioè, le sembra una città a misura di una famiglia? Sto vedendo la mia città, che amo profondamente, iniziare a muovere dei piccoli passi. Io vorrei che fra 5 anni, come dicevamo prima, ci sia la possibilità poi di valutare questo lavoro, questo cammino così difficile, così lento, che è partito, e che è partito in maniera misurata, ma costante e inesorabile. La vede meglio di 2 anni fa, per dire? La vedo che sta ripartendo, vedo che stanno ripartendo dei cantieri di manutenzione dei lavori pubblici, vedo che è partito anche un maggior razionale utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico, penso a Scroccopoli, penso alla verifica di come un patrimonio ricchissimo come quello del Comune di Roma veniva affidato per pochi soldi a... Insomma, comunque le piace più oggi di 2 anni fa? È un percorso che sta partendo, no, quindi non lo dice, non lo dice, le piace più di 2 anni fa. Non lo dice. Quindi onesta, apprezzo la sua onestà. Vedo le difficoltà, io lo sapete che sono una persona molto sincera. No, ma sappiamo anche che proprio lei e Virginia Raggi non è che proprio eravate le migliori amiche, no? Posso dire che non vi siete sopportate per un bel po'? Ma noi abbiamo avuto diciamo la sua sincerità. Che sicuramente Marra non era il mio migliore amico, io questo non ho fatto mistero. Insomma. Marra, ma Virginia Raggi, insomma, come sono i rapporti oggi? Sono di collaborazione sui temi come abbiamo sempre avuto in questi anni. Cioè vi telefonate, vi sentite? Sì, ovviamente quando c'è da parlare, da prendere una posizione politica, ci consultiamo, ci mancherebbe altro. Lei pensa che il rapporto col Comune di Roma, nel caso di sua vittoria, sarebbe più armonioso di quello oggi con Zingaretti o peggiore? Vi ho dimostrato prima qual è il livello di interlocuzione di una regione a guida PD nei confronti di un comune a guida 5 Stelle. Cioè la scusa è non ho ricevuto la mail perché si era inceppato il sistema informatico. Va bene, verificheremo. Una grazie, regione con. Grazie a Roberta Lombardi, a Barbara Serra, Antonio Caprarica, la nostra...